Ieri sera, lunedì 16 febbraio 2015, su Rai 1 è andata in onda la prima puntata della mini fiction in due episodi Loriana. La serie è dedicata alla scrittrice e giornalista Oriana Fallaci. Nel ruolo della protagonista troviamo Vittoria Puccini. La storia comincia dall'ultimo ritorno di Oriana Fallaci in Italia. La giornalista intende fare ordine in tutto il materiale raccolto in una vita di lavoro. In cerca di aiuto, Oriana si rivolge all'Università di Firenze, che le spedisce una ragazza di nome Lisa, animata da buoni propositi ma priva di competenze specifiche. Il rapporto tra le due donne, così diverse ma per certi aspetti anche così simili, non è semplicissimo. Non mancano le divergenze di vedute, ma anche momenti di sincera complicità. La scrittrice porta avanti la sua battaglia contro il cancro, mentre Lisa lotta nel tentativo di coniugare la passione per il giornalismo e l'istinto di diventare madre. Si parte dall'impiego di Oriana Fallaci negli anni del fascismo. Per la ragazza sono i giorni della lotta partigiana. A soli 16 anni, Oriana comincia la sua avventura nel mondo del giornalismo, partendo dalla cronaca nera. 4 anni più tardi viene assunta dall'Europeo. Prende così il via una carriera professionale che rende la giornalista libera e coraggiosa. Insieme al fotografo Pallottelli, interpretato da Gabriele Marconi, Oriana parte per un giro per il mondo e nella sua attività di reporter si trova spesso di fronte agli orrori della guerra. Ma nella sua vita c'è anche spazio per l'amore. A far battere il cuore della giornalista è un collega che condivide con lei i suoi stessi ideali, François Pelou. La prima puntata termina con il racconto del lontano 2 ottobre del 1968, quando Oriana rimane coinvolta e ferita negli scontri di Piazza Città del Messico. La donna, priva di conoscenza, viene portata all'obitorio dove il parroco si accorge che Oriana è sì gravemente ferita, ma ancora viva.